Dopo 11 ore di seduta al Senato, il governo ottiene la fiducia con 156 sì, 140 sono stati no e 16 gli astenuti. Una giornata intensa per l'Italia e i suoi cittadini, che sono rimasti incollati davanti agli schermi per sapere del loro presente e futuro in un periodo così drammatico come quello che si sta attraversando, caratterizzato dalla pandemia da Covid-19 da quasi un anno e adesso anche da una crisi di governo. Ma come si sarebbero espressi i cittadini rispetto al governo attuale? Lo abbiamo chiesto ad alcuni siracusani che hanno così risposto. Lei avrebbe dato la sua fiducia al governo attuale o no? Sì, sicuramente sì, perché è un momento talmente difficoltoso che pensare ad altro mi sembrava proprio superfluo. Non si può permettere il lusso di andare avanti con critiche e basta. È vero che è difficile governare soprattutto in questo momento, quindi qualsiasi scelta fatta risulta essere problematica. Sicuramente. Quindi per lei come in questo periodo viene gestita l'Italia va bene? No, non va benissimo. Io penso che sono più confusi di qualsiasi altra cosa, non manco loro sanno quello che devono fare. Non mi metto nei loro panni perché è difficile. No, la fiducia no, perché non lo merita. E il Presidente Conte se ne deve andare subito, che sta rovinando l'Italia. Lei andrebbe alle elezioni? Elezione subito. Perché non è stato eletto questo signore senza il popolo. Cosa ne pensa degli ultimi due votanti? Due buffoni che aspettano e che sono stati gli ultimi, almeno avrebbero potuto acquisire qualche cosa dal presidente, perché poi lo ricattano e le dicono: io l'ultimo voto ti ho fatto prendere... questa cosa è così, sempre il presidente è sempre ricattato. Lei personalmente avrebbe dato fiducia al governo attuale? Sì, sì, e non sono affatto d'accordo con quello che hanno detto questi due signori. Perché creare una crisi in questo momento in cui siamo in piena pandemia, in piena emergenza, questo governo non è che sia granché. Può andare avanti fino a quando non risolve un po' le situazioni che ci sono, ma fare una crisi in questo momento, io vorrei sapere come si faceva per andare a votare in questo momento.